Giuseppe. Simeone. Cognome? Pavoncelli. Ticagno a Brescia. Professione? Primo presidente di AQP. Imprenditore. Il suo ricordo più bello? Il primo colpo di piccone a Caposele per portare l'acqua in Puglia. E quando sono andato a visitare per la prima volta le sorgenti di Caposele, vedere quest'acqua che sgorgava limpida e vorticosa dalla montagna e iniziava il suo cammino verso la Puglia. Il sogno nel cassetto? Portare l'acqua a tutte le genti del Basso Adriatico. E trovare nuova acqua e fare il secondo acquedotto, probabilmente un acquedotto adriatico, che porti acqua non soltanto alla Puglia, al Basso Abruzzo, al Molise, in Capitanata, e ci consenta di liberare l'acqua per arrivare fino al Salento, che oggi soffre. Cosa direbbe a Simeone? I sogni sono come figli, abbiatene cura. Cosa direbbe a Giuseppe? E direi che loro, io li richiamo sempre perché loro sono stati i nostri antenati che hanno realizzato questa pazzia, portare l'acqua in Puglia, l'acqua che sfociava nel Tirreno, girarla e portarla a sfociare nell'Adriatico.